Buongiorno a voi le ballerine e i ballerini e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Juan Carlos e vorrei occuparmi oggi con voi di una nuova danza. Qui sotto in descrizione ci sono tutti i collegamenti che vi servono, il clip è sottotitolato e potete seguirmi nella vostra lingua e da ultimo non manca il timestamp per andare dalla didattica alla danza oppure dalla danza a tornare in didattica. Ed ora sigla e a ballare! Hola, hola! La danza che vorrei presentarvi oggi viene dalla Grecia e si chiama palamakia. Deve significare qualcosa come battere le mani o applausi, qualcosa del genere. È una danza che possiamo fare a cerchio aperto, ma possiamo fare anche a coppie a cerchio chiuso, che diventa molto divertente. Vediamo come organizzarci in palamakia. La mia musica comincia con ta-da-ta-ti-ta, ta-da-ta-ti-ta, e da qui comincia una sequenza di quattro sirtos in direzione di danza, e quindi facciamoli con la braccia a W, 1, 2, 3, 4. Qui praticamente se la musica fa lo stop del palamakia, guardiamo la partner, pa pa pa, guardiamo la contropartner e la partner e con il contropartner facciamo pa pa pa. E ricomincia sempre la sequenza dei sirtos. Se il leader chiama opa, anziché fare i sirtos sulla linea di ballo, si fanno dei giri. Adesso facciamone uno normale e uno coi giri. 1, 2, 3, 4. Adesso, se il leader chiama opa in questo momento, noi faremo 1, 2, 3, 4 sirtos e ta-da-ta-ti-ta, ta-da-ta-ti-ta, e riprende la danza da capo. Comunque sono tante parole, è meglio che la balliamo così capite subito come fa, è una danza molto molto facile e molto divertente. Sirtos! Opa! Ehi! Opa! Hey, hey, hey! Opa! Palamakia! Applauso! E voilà, questa era la nuova danza. Grazie sempre per la vostra cortese attenzione. Magari potreste iscrivervi al canale, lasciare un like, chissà.
i vostri commenti qui sotto e al prossimo tutorial. Ciao!